Nel quadro dell'internazionalizzazione che l'Ateneo ha intrapreso da diversi anni, il rapporto con la Cina è diventato per noi particolarmente importante, significativo e anche ricco di rapporti scientifici e culturali. All'interno di questo quadro, di queste relazioni, festeggiare e celebrare il Capodanno cinese ha arricchito il rapporto emotivo, l'empatia tra il nostro Ateneo e la Cina e le sue rappresentanze culturali, come segno di attenzione anche per la città, cioè come un segno di vita, di vitalità che proviene da culture diverse, da culture lontane. E mai come in questo momento fare questa iniziativa è importante, cioè conoscere l'altro, integrarsi. È un appuntamento che ci fa piacere dire che è stato fatto proprio dai maceratesi. Un momento di incontro, un momento di divertimento, un momento anche di approfondimento degli scambi della cultura fra due mondi apparentemente così distanti, ma che le Marche guardano attraverso la storia e attraverso personaggi come Matteo Ricci, Giuseppe Tucci e hanno una lunga tradizione in questo senso. Sarà un bel appuntamento anche quest'anno. Quest'anno proprio vorremmo che fosse la piazza a diventare ancora più protagonista dell'evento. E quindi cercheremo proprio di fare una cosa che coinvolga tutti. La novità che abbiamo presentato per quest'anno, innanzitutto questo China Camp, che è una tenda per creare dentro contenuti video da poter poi condividere sul web, riguardo la cultura cinese, sono appuntamenti di cultura cinese. C'è il solito corteo che però non fa fermate, che parte dai cancelli di Macerata, sale su, fa un giro dentro il centro storico e scende giù da Piazza della Libertà, Piaggia della Torre, le scalette fino a Piazza Mazzini. Come il corteo arriva, dovrebbe durare un mezz'ora, tre quarti, iniziano i festeggiamenti con un evento che non sto qui a svelare adesso, ma sarà sicuramente interessante sapere che non c'è il palco, quindi il palco diventa la piazza e quello che vogliamo ricreare noi è una situazione in cui il pubblico e il performer, l'artista, il danzatore, l'attore si trovano nello stesso momento, nello stesso posto e vedere quello che succede. A cornice di tutto questo ci sono le scenografie di Luca Agnani e poi c'è la solita zona di gazebo che ognuno ha una caratteristica della cultura cinese più a portata di mano, tipo la calligrafia o l'involtino primavera, parte culinaria, il ritaglio della carta, i nodi, le attività che fanno le scuole, che fanno cinese qui da noi.